Buongiorno a tutti e bentrovati nell'angolo verde di Angela. Oggi in questo video voglio parlarvi dell'Oxalis Iron Cross. È una specie rustica e resistente, originaria del Messico, con bulbi più o meno sferici di colore marrone scuro e con un diametro che può arrivare fino a 3 cm se lasciati indisturbati nel terreno per lungo tempo. I bulbi in commercio sono molto piccoli, ma capaci di fiorire abbondantemente già nel primo anno. Le piante tendono a diventare invasive. Tuttavia, se coltivate correttamente, possono dare grandi soddisfazioni. È opportuno delimitare la zona di esposizione già al momento della messa a dimora dei bulbi stessi e intervenire in maniera radicale appena si osserva che questi limiti fissati vengono superati. I bulbi vanno messi a dimora in autunno oppure in primavera, in un terriccio comune di giardino, alla profondità pari almeno al doppio della loro altezza. Questa è l'unica Oxalis che sembra un quadrifoglio. Le foglioline Iron Cross hanno alla base una macchia rosso-marrone assai vistosa che forma una croce al centro di ogni foglia. I fiori sbocciano verso la metà o la fine della primavera e durano a lungo. In posti con sufficiente umidità, la fioritura può protrarsi per tutto il mese di luglio e terminare ad agosto. I fiori sono raccolti in ombrelle e il loro colore è rosa. Esige un posto al sole o in una zona parzialmente assolata. Le piante possono raggiungere un'altezza di 20 cm e generalmente non necessitano di concime. Con questa bellissima pianta di Oxalis io vi saluto, vi invito a iscrivervi al canale e a seguirmi sui social. E come dico alla fine di ogni video, ciao e una buona giornata a tutti!